Audaci e tenaci telespettatori del notturno italiano di Rai 3, bentornati a Fotoglob, la rassegna di notizie per immagini tutte rigorosamente vere, senza fotomontaggi. Una rubrica veloce, sagace, ma anche un po' precoce, che è un po' come il maschio italiano, dura solo 2 minuti e mezzo e alla fine non ti ricordi neanche di cosa parlava. Cominciamo con la visita del premier Renzi ad una nota azienda di materiale igienico. Inossidabile, immarcescibile, invincibile. Oh, sembra l'Istituto Luce, sembra, eh? Non è che potete mettere bianco e nero anche me così per una cifra stilistica? Ah, sono già abbastanza bianco e nero? Anche nella vita? Simpatia. Comunque, parlando agli imprenditori, Renzi ha ribadito che l'Italia corre verso la ripresa. Peccato che sia esattamente come lui, su un tapis roulant, quindi non la raggiungerà mai. La seconda foto riguarda la sempre indispensabile Alessandra Mussolini. Come vedete dall'immagine, ha deciso di fare campagna elettorale in collaborazione col Carnevale di Viareggio. La maschera che indossa è un'anteprima di cartapesta dell'edizione 2015, notevolissima. A proposito di mascheroni, una buona novità per grandi e piccini. Dopo aver soprannominato per anni Gargamella il compianto Pierluigi Bersani, Beppe Grillo ha deciso di diventare direttamente un puffo lui. Di qui la mischia sfoggiato al comizio di Torino e il nuovo slogan. Noi puffi siamo così, noi siamo stelle blu, se non ti piace più puoi andare da via il Q. Giovedì scorso lo studi della 7, un odioso episodio di razzismo nel programma di Giulia Innocenzi. Un personaggio non italiano che parla a fatica la nostra lingua, già al centro di polemiche per la sua mitomania, è stato messo a confronto con l'ex ministro Chienghi. Molto dure le parole di Cécile, i padani aiutiamoli a casa loro. Ma ecco ora un vecchio nostro amico, il comandante Schettino. In settimana si è presentato al processo per il naufragio della Costa Concordia e dopo l'udienza l'avvocato gli ha fatto presente che sulla strada di casa doveva guidare lui. In questo dettaglio, il gesto scaramantico, insomma, sporta fortuna di Schettino. Ma ora andiamo in piazza San Pietro, dove spira vento di rinnovamento. Espira, eh? Espira. Sua santità però non si è scomposto e ha voluto compiere un bel gesto. Stamattina ha dedicato una preghiera proprio a Scajola, sì, in Regina Celi. E con questo per Fotoglob è tutto, ora comincia Glob, il programma che porta fortuna a chi lo guarda, mentre a chi non lo guarda, voglio dirvi solo questo, il barista Rai la settimana scorsa non l'ha guardato di proposito ed è diventato tifoso dell'Inter. A proposito, ai nostri mitici fantastici 4 argentinos, muchas gracias campeones, y suerte, no, non a sorte, l'ho detto suerte, che vuol dire porta fortuna, buona fortuna, è una cosa un po' troppo, ma vada via i ciappe, no, no, non a voi, cioè, no, voi restate con noi che comincia Glob. Poi parliamo un attimo di quella cosa del bianco e nero, eh? Qui tutti fanno i simpatici. Ancora la cronaca giudiziaria, il caso Scajola. I magistrati analizzano l'archivio riservato scoperto a casa dell'ex ministro. Gli investigatori della direzione investigativa antimafia hanno trovato elementi che ricostruiscono flussi finanziari e prove di un conto corrente aperto presso la tesoreria della Camera dei Deputati. Ad aggravare la situazione di Scajola, il ritrovamento di un archivio fotografico che testimonia un'insospettabile quanto mai deprecabile ossessione nei confronti di un noto programma televisivo di Rai 3.